Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete notato dalla location, sono nella mia nuova casa. Questo qui sarà il primo video che filmerò qui e mi scuso se l'acustica non è il massimo, perché la casa è ancora da completare. Infatti ho scelto questo angoletto che è l'unico terminato. Infatti siamo nella sala da pranzo, questo qui è il tavolo da pranzo. E mi siederò qui con voi e parleremo non di nuove case, ma come avete letto dal titolo, parliamo di idee outfit autunnali tutte da Zara. Ho trovato delle cose molto interessanti. Diciamo che la tipologia di video è uguale a quella degli outfit di H&M, dove provavo assieme a voi vari look in camerino. Infatti, visto che vi è piaciuta la tipologia, ho deciso di replicarla con i look dedicati a Zara. Come sempre, come ogni video di questo genere, vi lascerò tutti i link dei capi nel box informazione. Io direi di iniziare subito con i look. Prima però, come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video e seguitemi anche su Instagram. Mi trovate come Giulia Mieo con doppia G all'inizio. Iniziamo subito con il video, cellulare alla mano con tutti i look, e devo fare una premessa perché questa volta da Zara c'erano tantissimi capi interessanti, c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Infatti è stato difficile anche per me selezionare quelli che erano i miei preferiti, però sono riuscita a ritirare dei look interessanti e direi di partire proprio da il primo, che è un look ideale sicuramente per l'autunno, ma per le sere d'autunno. Infatti è un look prettamente serale, anche festivo, perché no, in vista del Natale. E ho selezionato questa gonna con queste paillette argentate, che ditemi se non è pazzesca, è tutta sbrilluccicante, veramente molto bella, è molto corta, a cui ho abbinato questo top un po' sbuffato. L'effetto è un po' a palloncino, sapete che quest'anno c'è tanto questa tendenza a palloncino, che presenta un richiamo sbrilluccicoso sul colletto, è veramente molto bello. La schiena è scoperta, quindi se volete indossarlo in autunno sicuramente dovrete indossare un blazer o qualcosa. E infatti io ho completato questa combo gonna più top con questa eco pelliccia. Io mi sono letteralmente innamorata di questa pelliccia, uno perché è un effetto oversize, era morbidissima, vi giuro, sembrava essere vera, e l'effetto mi piaceva tantissimo. È una lunghezza media, diciamo che arriva sopra il ginocchio, e secondo me è ideale da indossare con look più eleganti come ho indossato in questo caso, ma anche con un bel jeans, un maglioncino al di sotto. Un look pazzesco veramente. Il colore è un grigio perla veramente molto chiaro con una punta di taupe, e super approvato. Insomma, fatemi sapere se vi piace, ma questo look lo terrò in considerazione. Proseguiamo con un vestito che è una bomba per il vostro seno. Ma perché? Beh, perché questo vestito vi solleverà qualsiasi cosa. Infatti appena l'ho indossato ho detto oh my god. Si tratta di questo vestitino, questo mini dress rosso, che è tagliato divinamente perché vi solleva, dona questo effetto push up al vostro seno. Ha tutte queste pants che riprendono le curve del fisico, veramente delizioso secondo me, da indossare con un cappotto, con un blazer, con uno stivale. Molto molto bello. Il tessuto è satin, è un po' satinato, quindi perfetto per le feste, ma forse poco indicato per tutti i giorni. È un vestito che anche questo lo vedo più per i look serali piuttosto che quelli giornalieri. Mentre il sole ci ha abbandonato, proseguiamo con il terzo look, che è molto più casual. Questo qui è ideale per tutti
tutti i giorni. Include questo jeans grigio a cui ho abbinato questo gilet smanicato tipo cardigan con i bottoni dorati. Sapete che ho una grande passione di questi bottoni dorati, ovviamente non potevo non ricreare un look con loro, ed è un look total grey. Mi piace molto per l'autunno e direi di focalizzare l'attenzione sul jeans, che ha una particolarità, ovvero si incrocia qui sul davanti, infatti è tipo un po' sbilenco. Però se non siete alte almeno, dico almeno 1,75 m, questo jeans vi striscerà per terra. Io non so come le calcolano le lunghezze, ma vi giuro che io ho una semplice sneakers e avevo, non so, un palmo di jeans che mi strisciava per terra. Quindi questo lo avrei escluso a priori, però se siete alte oppure se lo volete indossare con un tacco, questo qui è particolare e bello allo stesso tempo. Il gilet ovviamente si descrive da solo, super cute. Quando ho visto questo completo, la mia faccia è stata letteralmente questa. Questo credo sia uno dei completi più belli mai visti da Zara, ed è questo completo giacca pantalone ricoperto, tempestato di questi strass luccicanti. Ora, guardandolo, possiamo restare senza? Possiamo veramente risparmiarcelo? Io credo di no. È qualcosa di bellissimo. La giacca è tagliata divinamente, ha delle pants sul dietro, sul davanti, la vestibilità è molto avvitata e il pantalone è taglio sartoriale classico a sigaretta. Io me lo sono immaginato con un bel tacco, con una ballerina se siete alte, perché no? Sia con una maglia di sotto, ma anche con quei body tipo effetto lingerie. Secondo me ricreano un look al bacio. In più, se volete completare questo set meraviglioso, ho trovato questo gilet in eco pelliccia smanicato, che era la fine del mondo. Ora, fatemi dire che le eco pellicce di Zara sono qualcosa di fantastico. La morbidezza, l'effetto, cioè qualcosa veramente di unico. E questo gilet smanicato io l'ho abbinato a questo completo, ma se abbinato con un jeans, con un pantalone, si può utilizzare tranquillamente tutti i giorni anche nei look più casual. Visto che il jeans precedente non mi aveva convinto e comunque cercavo un jeans grigio, per il quinto look ho selezionato un jeans grigio di una vestibilità differente, che spoiler ho comprato, a cui ho abbinato questo gilet gessato. Ecco, io sono una grandissima fan di questi gilet, li trovo estremamente versatili, molto belli, sia da abbinare con look più eleganti, con un pantalone sartoriale, ma come in questo caso anche a un jeans. Mi piace molto l'effetto, il contrasto. So che sono due tonalità di grigio differenti, ma mi piaceva proprio l'insieme. Il gilet è molto molto carino, dietro presenta anche una fascetta che si può restringere, e il jeans è un jeans taglio dritto. Io cercavo proprio un jeans che mi stesse, la lunghezza era perfetta, la tonalità pure, e quindi questo qui è venuto a casa con me. Serviva? Mi. Per completare questa combo, potevo forse non completarla con un'eco pelliccia altrettanto bella? Tenetevi forte, perché questa è bellissima e anche un po' particolare, e sto parlando di questa eco pelliccia tutta ricciolina bianco latte. Bellissima, bellissima! Me la sarei comprata subito, ma avrei dovuto comprare veramente tutto. È molto particolare, questa è un po' più corta rispetto all'altra che vi ho fatto vedere all'inizio,
però è divina, sembra tipo un montone arricciato, con il jeans sta benissimo. Potrebbe non piacere a tutti, però è un capo particolare che secondo me, se vi piace, includetelo nell'armadio, perché questo è uno di quei capi che di anno in anno è sempre attuale. Io non l'ho acquistata perché sono in fase di rinnovo, sto comprando mobili, ma fidatevi, me la sarei comprata subito. Vi ho già detto che le ecopellicce di Zara sono belle? Ecco, lo ridico perché sono troppo belle. Concludiamo il look di Zara con questo vestitino verde khaki, di cui purtroppo non ho trovato la taglia in negozio. C'erano soltanto SML e purtroppo l'XS non c'era più. E quindi mi stava leggermente largo, però mi sentivo di mostrarvelo perché secondo me è un vestitino un po' passepartout, tagliato tra l'altro molto bene perché ha le pants, ha delle righe che scorrono lungo tutto il vestitino e ha un dettaglio dorato, ha tre bottoni dorati qui sulla spalla, veramente molto bello. Il tessuto è abbastanza pesantino, quindi ideale per l'autunno, e la spallina è leggermente imbottita. È molto bello da indossare con un paio di stivali, un cappottino, insomma sono quei vestiti versatili che vanno sempre bene. E poi, se vi piace il colore, sappiate che il verde khaki è un colore di tendenza, già lo abbiamo detto in altri video, però appunto se vi piace il modello io lo aggiungerei al carrello. Questi qui erano tutti gli outfit che ho ricreato da Zara. Io spero che vi sia piaciuto il video e che possa esservi utile. Se fosse così, lasciatemi un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ormai la luce è sparita. Ciao! That's nice.